Buonasera amici ed amiche della Jesse Valsesia Basket, esordio casalingo quest'oggi per il Valsesia Basket, seconda giornata del campionato di Serie B, girone A, ospite al Palla Loro Piana, la Bakery di Piacenza, l'anno scorso reduce da una stagione poco felice in Serie 2, quest'anno una delle favorite per la scalata alla A2. Grande ospite prestigioso al Palla Loro Piana, quel Matteo Soragna, che ha una carriera che parla per sé. Ricordiamo l'argento olimpico alle Olimpiadi del 2004. Famiglia Piacenza si presenta sicuramente come una delle squadre più forti del girone. Starting Five dovrebbe essere composto da Sanguinetti, Gasparin, Soragna, Meschino ed Infante. Un quintetto che dimostra le ambizioni della squadra piacentina alla scalata in classifica. Ma parliamo dei nostri ragazzi. La Jesse è rinnovata per 6 decimi, oltre alle conferme di Capitano Santa Rossa, Niccolò Gatti, Renato Quartucci e Francesco Paolin. I volti nuovi di quest'anno saranno Edoardo Giovara, l'anno scorso in A2 a Casale, Mattia Dotti, l'anno scorso in Serie C a Borgosesia, Dario Zucca, classe 1996, che vediamo partirà in quintetto l'anno scorso alla Reyer Venezia a disputare l'Under 19 eccellenza, Giorgi, Gianluca, l'anno scorso in C1, e Olivier Giacomelli, reduce da una stagione in Serie B alla San Giorgese. Starting Five per coach Panza e il suo staff tecnico totalmente riconfermato. Vede in cabina di regia il player Renato Quartuccio, guardia Simone Tommasini, l'altro volto nuovo, il forte giocatore l'anno scorso era San Giorgio. Olivier Giacomelli parte dalla panchina, titolare invece Edoardo Giovara, la coppia dei lunghi è formata da Walter Santarossa, il capitano, e Dario Zucca, pronti alla palla 2. Quintetto invece di Piacenza, c'è la sorpresa di Finn Gabriele in quintetto insieme a Matteo Soragna, Gasparin, Infante e il numero 5 Sanguinetti. Primo possesso di questo esordio casalingo affidato a Renato Quartuccio. Zucca ribalta il lato per Edoardo Giovara, non c'è la palla dentro, allora si va in uno contro uno e Soragna a marcare Giovara. Bella la sfida fra i due. Quartuccio attacca Giovara, penetra e scarica, riattacca il ferro, la tocca Quartuccio ed è Zucca, mano mancina, a non scadere dei 24, 2-0, bello il movimento di Zucca, ha fatto trovar pronto sulla palla vagante. Tommasini invece su Gasparin, blocchi in uscita per Soragna, ma cambia bene Santa Rossa e segue Matteo Soragna, palla dentro, sfondellante, bello il movimento basso, palla di Zucca che poi sbaglia però l'apertura e commette un fallo sciocco. Zucca, tutta l'inesperienza, d'altra parte questo è un giocatore veramente giovane di grande potenziale. Bella la difesa su Infante, bella la stoppata, recupero, apertura sbagliata purtroppo e saranno due tiri liberi per Sanguinetti. Tommasini, che però arresto complicato, sale Santa Rossa a farsi vedere, consegnato per Quartuccio, mette a posto i suoi compagni, bella la pressione di Gasparin, ricciolo di Giovara che non riesce a darla dentro, però attacca bene, si chiude la difesa, Giovara in due tempi, 4-2, qualche protesta della panchina valsesiana che forse voleva un fallo, ma è andata bene così. Sempre marcato da Quartuccio, gli mette pressione,
Girona nella fine valsesiane, ritardo Walter Santarossa che concede due punti e commette un fallo, primo fallo per Walter. Velocità, prova a battere Gasparin, non riesce, palla dentro Zucca, blocchi a liberare Giovara, Zucca, bello il movimento, ancora mano mancina, Dario Zucca, classe 1996, 4 punti su 6 del Varsavia Basket, movimento veramente prestigioso. Sanguinetti riceve, Quartuccio Mastino insegue, Soragna Giovara ed è palla dentro Infante. Palla dentro Infante, dai Dario, a sportellate, tiro corto, lotta Dario, bravissimo! E parte Renato, transizione laterale condotta, vuole dare la palla dentro a Santarossa che si gira molto bene, scarico per Tommasini in angolo, per poco non ci arriva Gasparin, Giovara attacca, fallo! Tiro rifiutato da Tommasini, che però comunque riesce a portare a casa un fallo. Rimessa dal fondo, si incarica della rimessa Edoardo Giovara, blocchi a liberare il Quartuccio, arriva Simone, riceve, blocco di Zucca, bello l'arresto e tiro, ancora Zucca a fare il vuoto, rimbalzo, purtroppo sbaglia l'appoggio, siamo 6-4, Infante a ribaltare per Soragna, pick and roll, la palla ed è rimessa a Valsesia Basket. Per ora Piacenza non riesce ad imporre il proprio ritmo. Renato, Quartuccio, blocchi a liberare Simone Tommasini che esce, attacca al fondo, bella la difesa di Gasparin, Santarossa ribalta, Quartuccio consegnato per Giovara, ancora per file centrali, bello il pick and roll, Giovara per Zucca, sono due tiri liberi, ribaltamento di lato, consegnato, attaccare subito il ferro, questo è il game plan di Costanza, due tiri liberi. Per il migliore in campo di questo avvio, di questi primi tre minuti, Dario Zucca. Si lotta a rimbalzo, arriva Sanguinetti a controllare, Gasparini scivola un po', Giovara subito pressione, avanza, è in campo anche lui a difendere, blocchi a liberare Soragna nel cambio difensivo, finisce Tommasini sulle piste, Quartuccio molto bravo, vediamo pick and roll verso esterno, si alza da tre Gasparini ma va, sbaglia, gioco di magia di Santarossa per il rimbalzo, attacca Giovara nei primi secondi, bravissimo Edoardo Giovara ad attaccare subito, fra le chiavi della partita c'è anche attaccare subito Piacenza nei primi secondi, la transizione difensiva dei ragazzi in maglia rossa è un po' lenta in questo inizio di partita, blocchi a liberare Quartuccio, Quartuccio riceve Tommasini, pick and roll con Zucca, bello il ribaltamento di lato, giusto, giusto il fischio, sfondamento. Tiro rifiutato, sfondamento commesso, fischio giusto. Fin a rimettere in gioco, palla loro piana gremito quest'oggi,
Piacenza ha richiamato un bel po' di pubblico, presente anche una nutrita rappresentanza di tifosi piacentini, arrivati con un pullman. E si riprende Gasparin a superare la metà campo, va a mettersi in posizione di guardia sinistra. Santa Rosa finisce su Sanguinetti, fallo in attacco di Matteo Soragna su Renato Quartuccio. Quartuccio l'ha presa. Quarto fallo di squadra Beccheri, sarà bonus raggiunto. Tomasini di mano mancina a superare la metà campo, va a mettersi in posizione centrale, esce Santa Rosa, la palla dentro, difficile per Giovara, si chiude l'ombrello, mano destra, con le prolunghe Giovara va a depositarne due facili. Soragna contro Santa Rosa, due veterani, 77 anni in due. Ed è fallo di Soragna, non è ancora bonus. Secondo fallo però di Santa Rosa, pronto ad entrare Gatti, rimessa dal fondo. Entra Nicolò Gatti per Walter Santa Rosa e va a prendere il pin. Tomasini, rimbalzo, fa viaggiare Quartuccio per linee laterali. Gatti non trova spazio e allora è palla dentro a Zucca, che guarda il canestro, gli lasciano il tiro e lo prende Darione Zucca. 8-4, 6 punti portano la firma di Zucca. Gasparin contro Zucca, speriamo che non faccia sciocchezze. Bella la difesa, arriva Renato, fa viaggiare Edoardo Giovara che lancia la palla malamente, rischio di sfondamento. Gasparin subito dall'altra parte, de palla dentro per Infante che attacca Zucca, che gli dà il lato destro e sbaglia, bravo Dario, e via, e si riparte. Coach Balsa vuole abbassare il ritmo. Zucca, blocco difficile, perde un po' la maniglia, si prende un altro tiro, errore, gol a Simone che la controlla, no, fuori. Cambio, esce Infante ed entra Meschino. Iniziano le rotazioni, cambio anche per la Jesse. Esce Zucca, 5 minuti, davvero MVP in classe 1996. Di Valsesia, al suo posto Gianluca Giorgi, autore di una bella prova a San Mignato nella infelice trasferta di esordio dei Eagles. Piacenza supportata ora dal suo pubblico sotto 6. Gasparin ancora contro Tomasini. Soragna si dimentica e sbaglia, però il ribalto di Zin. Sanguinetti attacca, salto di Giorgi, buona la difesa di Giorgi e la prende Nicolò. Si sono rimasti a terra in due. Fallo sul tiro da tre, attenzione, c'è Sanguinetti a terra, c'è Sanguinetti a terra. Renato Quartuccio chiama il medico. Farà una distorsione per Sanguinetti, lo scopriremo strada facendo. Intanto Nicolò Gatti in transizione si è preso un tiro da tre. Tre tiri liberi per Nicolò Gatti. Thank you.
Guidetti, infortunatosi al suo posto, Mattia Magrini l'anno scorso al Custorino, giocatore sicuramente offensivamente una garanzia anche nell'esordio contro Consumano, autore di quasi 20 punti, 1-1 per Nicolò. La coppa busca. Quest'anno è veramente geniale. 2-2, bravo Nicolò. Dopo l'1-1 con il progetto. Adesso magari vince 3-1. Su 3 per Nicolò, 12-4 e Gasparin a fare il playmaker, attacca subito Giovanna, vogliono dare la palla dentro a Soragna marcando da Quartuccio, bello, bello il ribaltamento, ben giocato da parte di Piacenza, Giorgi l'ultimo tocco, tiro sbagliato dal numero 33 Fint. 14 secondi per Piacenza, si apre Magrini, non riceve Giorgi, quasi la tocca e allora è consegnato per Magrini, uscita per Soragna un po' dimenticato, arresta il tiro, bellissimo, bellissimo tiro morbido, 2 punti, 12-6. Quartuccio blocchi a liberare Tommasini, Gasparin taglia i blocchi e si apre in angolo Tommasini ma non riceve, consegnato per Giovara fino a mettere pressione e allora si va uno contro uno contro Soragna, uno contro uno di Edoardo contro Soragna, tiro, un allontanamento che non va, Magrini transizione, lo aspetta Gatti, palla un po' difficile, buona la difesa di Nicolò ed è cambio, esce Quartuccio, entra Paolin, cabina di regia scala Simone Tommasini in posizione di playmaker, vediamo come conteniamo adesso Piacenza che si schiera a zona 2-3 e subito bello l'attacco, Simone si alza da 3, non va, ma vola Paolin! Resettato a 14 il cronometro, ancora zona per Piacenza, bello lo scarico dall'angolo, in e out, Giorgi la tocca ma non controlla, ribalto il destino che fa viaggiare Magrini, vogliono dare la palla dentro a Meschino che però si apre da 3, Gasparin, Jesse sta cambiando su tutti i blocchi, palla dentro per Meschino contro Paolin, Meschino contro Paolin, gli dà la linea di fondo, Meschino si gira, ribaltamento complesso, 2 secondi, fondamento di Magrini. Esce Edoardo Giovara, entra Giacomelli. Subito per Giacomelli, appena entrato Tommasini per Gatti, lasciato libero Giacomelli, grande rimbalzo, trova una riapertura e si ricomincia, Tommasini attacca, bello lo scarico, Giacomelli, l'occhio, 14-6, Giacomelli per Tommasino da San Giorgio con furore quest'anno al Jesse Valsempia Basket. Giacomelli contro Soragna, bella la sfida per Olivier, un ragazzo così giovane, Gasparin ad attaccare Giorgi che tiene il primo scivolamento, bello l'aiuto e Simone altro rimbalzo contro Gasparin, non fischia il fallo e allora va tutto in angolo per Nicolò che non va, transizione, parte Magrini, attaccherà Paolin, bello ribaltamento per Gasparin, ma Olivier difende benissimo, blocchi, si cambia su tutto, si cambia su tutto e ci si è dimenticati Soragna che attacca, ribaltamento di lato ancora per Magrini, bella la difesa di Paolin ed è lotta, paura, chiede,
è esattamente quello che vuole Coach Panza. Uno contro uno, sempre tenuto dai ragazzi di Coach Panza. Quando vengono battuti, le rotazioni funzionano. Cambiare su tutti i blocchi sta per ora portando i suoi frutti. Esce intanto Matteo Soragna per un meritato riposo. 2-3 è la chiamata difensiva di Piacenza di Coach Pizzotti. Le scarico per Giacomelli che si alza da 3. Dentro e fuori. Un po' di sfortuna, il tiro pesante. 44 secondi alla fine del primo quarto. Magrini aspetta l'uscita di Gasparin. Infante la vuole ricevere. Arriva l'aiuto di Tommasini, un po' debole. 14-8. 26 secondi allo scadere di questo bellissimo primo quarto ed è Simone Tommasini a portare palla. Ancora zona per Piacenza e Giacomelli guarda il ferro, la giriamo per linee esterne, non la stiamo attaccando, e allora va Simone che si alza da 3, cortissimo. 4-3-2, Messino non si accorge. E Coach Pizzotti la prende malissimo. 14-8 questo primo quarto. Una Jesse difensivamente presentissima. Pronti a ricominciare questa partita, secondo quarto, 25 secondi all'inizio. Valsesia ha già girato in 9 giocatori per Coach Panza. Il quintetto iniziale è formato da Quartuccio, Paolin, Giacomelli, i lunghi saranno Giorgio e Gatti, Magrini, Meschino, Infante, Gasparin, Cuccarese, Fabio, il quintetto iniziale per Coach Pizzotti. Fatica a rimettere in campo Quartuccio, tutto campo contro Gasparin. Giorgi chiama uno, chiamata difensiva, Giacomelli a inseguire sui blocchi, mettere pressione a Cuccarese, subito mano in faccia, vogliono la palla dentro per Infante. Bello il movimento di Infante, bravissimo movimento veramente da grande giocatore. 14-10, uomo un po' fermo l'attacco sesiano in questo momento. Gatti si guarda in giro, un po' di confusione. 8 secondi per andare al tiro, allora attacca Quartuccio, gli ruba la palla Gasparin, però no, arriva Paolin a controllare la palla vagante, gli lascia lo spazio. 20, riciclato a 24 il cronometro. Paolin attacca per vie centrali, bello lo scarico per Quartuccio che si alza da 3, non va, ma il rimbalzo, tap out di Giorgi, controlla Gatti, palla dentro, bellissima per Paolin. Gasparin a tutto campo, segue Giacomelli, Cuccarese, Paolin, bene sui blocchi contro Magrini. Giorgi, pick and roll, John Forte, palla dentro, arriva la rotazione di Paolin. Ancora Infante, 14-12, il gioco di Piacenza passa tutto da Infante in questo momento, che sembra un rebus irrisolvibile per la difesa di Coach Panza. Giacomelli, andiamo a cercare la linea, bravo Giorgi, che gioca sulla linea di fondo e contro la zona, finta e appoggia due comodi. Dai adesso in difesa ragazzi, Cuccarese non riceve e allora arriva Magrini che prova a ricelare, ma Paolino è alle calcagna, palla ancora dentro per Infante, la sportellata contro Giorgi, difende bene ma si addormenta Giacomelli, scarico per Cuccarese, 24 secondi, bravi ragazzi, bravi. Le sportellate di Infante, questo giro non hanno sortito alcun effetto. Ancora zona, ancora fissi, e la chiamata della panchina, sale Giacomelli,
Giorgi, in lunetta mettiamo Niccolò Gatti sulla riga di fondo che guarda gli scarichi ma non trova nessuno, e allora è pick and roll Paulin che però attacca subito, scarico per Quartuccio, questa devi metterla, e c'è 19-12, Renato Quartuccio, la torre annunziata, ormai uno degli uomini di coach Pansa. Lascio un po' di spazio a Magrini, la dà dentro a Meschino e subisce il fallo da Quartuccio. Cambio, esce Gasparin, entra Sanguinetti. Non era morto. L'anno scorso era Piacenza, l'anno prima era Bari. Sanguinetti. Per Bucarese, blocchi a liberare Magrini che però fa fatica a ricevere, il carrello laterale con Infante, Giorgi prova a tenere ma Magrini va, non arriva l'aiuto sulla riga di fondo e ne deposita da due tutto sommato comodi, si alza dalla panchina Zucca pronto a rilevare Giorgi. Paulina attacca la riga di fondo, spinto e subisce fallo, bravo Francesco. Per Giorgi, vediamo se si confermerà sugli altissimi livelli con cui ha iniziato la partita. Giacomelli a rimettere in gioco dal fondo, blocchi a liberare Quartuccio. Paulini esce con spazio, Piccarol centrale con Zucca che rolla forte, arresto e tiro. Tap out di Zucca, bello lo scarico di Gatti, si alza da tre. Giacomelli non va. Olivier, buon tiro preso ancora da Marsella, Infante per Sanguinetti, voce Pizzotti, chiama rapidità, bello il movimento di Infante ma tira corto, rimbalzo controllato da Quartuccio che vuole correre e allora fa correre Gatti che attacca di mano mancina, scarico fuori, rimessa per Piacenza. Se la prende un po' con Gatti, un furente Pansa con Gatti per questa gestione del possesso, non le manda a dire e arriva subito il cambio. Giovara per Gatti, quintetto atipico, numero 4, la numero 4 andrà o Giovara o Giacomelli, pensiamo Giovara. Difensivamente sarà Giacomelli a occuparsi di Meschino. Sanguinetti, Paulin, Infante che tiene ancora Infante contro Paulin. Oh! E va Giovara, bello lo scarico, Paulin non ha fischiato. Stoppata buona, palla, mano e braccio, stoppata buona e rimessa dal fondo. Difficoltà a rimettere in gioco, Zucca vuole attaccare Infante e allora va a sportellate ancora la mano mancina. Difficile, fallo di Giovara, secondo fallo di Giovara. Dal fondo Sanguinetti, oh, Giovara a inseguire sui blocchi Bucarese, Meschino, oh, Paulin quasi recupera ed è cambio difensivo, finisce in Giacomelli su Magrini che scivola, scarico difficile per Infante, hooking, no! questo pazzo fallo del numero 6 Dario Zucca, secondo fatto personale.
Totti, dimenticandosi Totti, da Guarduccio, ma non paghiamo d'archio, esce bene Magrini, Paulini scivola, Magrini non ne approfitta, Giovara prova a tenere Magrini, terzo fallo di Giovara. Quattro falli, bonus raggiunto per Valsesia Basket, 19 a 14, 5 minuti e 06 a fine secondo quarto. Ritorna intanto Gatti per Guarda Giovara, buona difesa ancora, ma adesso stiamo prendendo pochi rimbalzi, rimessa dal fondo per Piacenza, Lucarese rimbalzi in attacco, si alza. Esce Giacomelli, entra Tommasini. Casa Sesiana, tre falli per Giovara, due falli per il numero 10 Santa Rossa. Ma errore al tiro di Bucarese e ripartiamo. Ci vuole un canestro. Ribaltamento per Tommasini. Ancora Gatti in punta. Siamo un po' fermi in questo attacco, arriva Zucca, piccherò il centrale, rolla, usiamo la sponda, scarico fortunoso, Gatti storto, non va, ma è rimbalzo di nostro, un po' di fortuna. Un po' di fortuna su questo rimbalzo offensivo dove Tommasini la tocca e finisce addosso a Cuccarese guadagnandoci una rimessa. Cronometro riciclato a 14 secondi. La grinta di Cuccarese che chiama i suoi. Blocco alto, Paolini esce seguito da Sanguinetti e allora attacca Paolini, dice fallo, no, Zucca però ha rimbalzo molto bene, poi sale e non riusciamo a infilarla nel canestro, 19 a 14, Sanguinetti va. Gli arbitri non stanno fischiando, la partita sta diventando più maschia del previsto. Schiare! Guarduccio, provare a mettere ordine nell'attacco della Jessi che non sta trovando tanti punti. Paulin trova spazio, bene, sempre pronta la difesa di Piacenza sulle vie centrali, allora si alza da tre Paulin, non va, però vola Tommasini che non riesce a controllare, ne rimessa di Piacenza. Sanguinetti contro Guarduccio, Gatti insegue il Meschino e scivola, palla dentro per Infante, fallo di Zucca, terzo. Si rialza Giorgi. Saranno due tiri liberi per Infante. Per portare i suoi a meno tre. Sbaglia il primo. Mette il secondo. Pressione di Piacenza.
ed è uomo, Ucanese contro Tommasini, arriva Paolin che non trova spazio, blocca a liberare Quartuccio, Paolin non attacca, arriva il blocco di Giorgi, 5, 4, scadere dei 24, bella la palla di Renato, 24 secondi, non buono. Quartuccio, grandissima pressione su Salvinetti, pianta la panchina Gasparin per Piacenza, Peschino dimenticato ed è tripla, c'è il 9-18, Giorgi al libertare il lato, primo momento di difficoltà della Jesse, Paolin non trova spazio, ancora contro Magrini, attacca, bello lo scarico, si alza Nicolò, non va, Paolin a rimbalzo, mano mancina e segna Francesco, Paolin ancora più 3, pressione a tutto campo, Locchi, Sanguinetti esce in angolo libero, ma sbaglia fortunatamente, Infante a rimbalzo, errore, si lotta a rimbalzo, Carese fa vedere di essere un po' nervoso, lasciandosi andare ad un gesto di reazione abbastanza senza motivo. Rimessa dal fondo, subito cambiato la voce Pizzotti, bravissimo a togliere il nervoso Cuccarese, a reinserire Gasparin che fra l'altro era già pronto per il cambio. In questo momento se si riesce ad asciugare tutti i giocatori, Meschino ha pulito il parquet e adesso siamo pronti a goderci questi ultimi 2 minuti e 8 secondi. Gasparin non riceve e ora è palla fuori per Infante, non arriva consegnato, ancora Quartuccio molto bene in difesa, sempre ottimo la partita difensiva di questo ragazzo. Gasparin allo scadere dei 24 sbaglia, rimbalzo di Nicolò che la conduce lui, la consegna nelle mani del suo playmaker che non vede in angolo, scarico per Giorgi, René Quartuccio, assist, bravo Renato, bravo Renato, uscita per Magrini, Sanguinetti sulle sue piste, finito Tommasini, in cambio finisce Giorgi, ci dimentichiamo un po', errore e arriva Lucio Gatti a spingere, fallo su Meschino di Nicolò Gatti, primo fallo per lui, saranno due tiri liberi pensiamo per la situazione di bonus. Secondo, pressione a tutto campo di Piacenza che pensiamo si chiuda poi a zona, palla in angolo per Paolino,
che però rifiuta il tiro. Ancora zona 2-3, no, uomo, scusate, blocco di Giorgi che ribalta bene per Quartuccio. Tommasini, arresto da 3, fallo sul tiro da 3. Proteste insensate della panchina di Piacenza, fallo grosso come una casa, regaleremo un paio di occhiali. Coach Pizzonzi sostiene la sua causa dicendo che Tommasini ha allungato la gamba in avanti per andare a subire il contatto, a nostro avviso il contatto è netto. 3 tiri liberi. Per il consegnato, attacca subito, retromarcia, riattacco, blocco di Giorgi che è una casa cantonale, non è un blocco, e scarico ad una mano per Paolin, ma viene deviata precedentemente il pallone. Proteste di Magrini, o meglio colloquio con l'arbitro. Rimessa laterale, Paolin blocchi a liberare Tommasini, Gasparin taglia il blocco, arriva con un attimo in ritardo, blocco ancora di Giorgi, attacca subito Simone, arresto e tiro da 2, Simone Tommasini, 5 punti a fila. Gasparin, Tanguinetti riceve, Paolin impegnato su questo ciclo contro Magrini, arriva Infante, pick and roll ed è cambio difensivo, finisce Tommasini su Infante, uno contro uno di Meschino, uno contro uno, difende bene Nicolò, canestro e fallo. Secondo fallo di Nicolò Gatti, fischio punitivo nei confronti del numero 11 Fusiano. Per Piacenza ritorna Cucarese, esce Gasparin. Cambio, entra Giacobetti, esce Quartuccio. Per questi ultimi 10 secondi. Magrini su Giacomelli, ma non è raggiunta la situazione di bonus. Time out di coach Pansa, che vuole disegnare l'ultimo possesso offensivo dei suoi prima dell'intervallo. Vediamo che cosa ci inventerà il magic coach di Casale. Thank you.
secondi. Tomasini, attacchiamo subito nei primi secondi, fallo di Cuccarese, giustamente, bonus, un fallo ancora da spendere prima del bonus. Del laterale. Una va... time out chiamato da coach Pansa, che vuole assolutamente prendere un tiro migliore possibile per andare al riposo con un vantaggio che potrebbe essere anche il massimo vantaggio nel caso di canestro da tre punti. Uscita dal time out, rimessa Nicolò Gatti. Paolina attacca subito e perde la maniglia. 3, 2, 1 da metà campo. Magrini non va. 28-23, Valsesia Basket più 5 per i ragazzi di coach Pansa. Direi che ha un ottimo primo quarto e seguito un secondo quarto un po' meno buono da parte dei ragazzi di coach Pansa. Sicuramente la situazione falli non è preoccupante, anche se i tre falli di Zucca e di Giovara levano due pedine importanti nelle rotazioni del terzo quarto allo staff tecnico valsesiano. Ci vediamo qua fra 10 minuti per il terzo quarto. Un minuto alla ripresa delle contese, più 5 Valsesia Basket, 28-23. Si stanno ultimando le direttive dei coach per la volata finale. Prienza 2-1. Piacenza. Del terzo quarto è composto da Sanguinetti, Gasparin, Magrini, Meschino e Infante, sicuramente l'MVP delle fila piacentine. Risponde coach Pansa con Santa Rosa Giorgi, numero 3, Olivier Giacomelli, numero 2, Simone Tommasini, e in cabina di regia l'immarcescibile Renato Guarduccio. Pressione subito. Si apre Sanguinetti, l'esperienza di Santa Rosa. E sì, ci riproviamo. Qualche problema con l'occhio tra gli arbitri. Non si sa se la rimessa è a cavallo, se è solo in attacco. Intanto il coro Piacenza, Piacenza sugli spalti del Pallaloro Piana, ma è già finito il coro. Ancora pressione, difficoltà a rimettere in campo, la prende finalmente Renato e si può cominciare il terzo quarto. Blocchi per Tommasini, che però non esce proprio libero. Gasparin, grande pressione, allora si gioca il pick and roll. Simone, ribaltamento per Giacomelli, ancora un giro. Simone si prende il tiro e non va, spinta a due mani di Giorgi, fallo netto. Buona, buonissima azione in avvio di terzo quarto.
polveri un po' bagnate, a casa Valsesia, sul tiro pesante soprattutto, e si allunga la difesa a tutto campo, ma ci dimentichiamo un destino. Sanguinetti contro Renato Guarduccio, Gasparini seguito da Giacomelli, e gli tocca la palla, 10 secondi per andare al tiro, Sanguinetti la dà a Meschino, palla dentro a Infante che si gira sulla riga di fondo, non arriva la rotazione, non va Giorgi a lottare, arriva Quartuccio che la tocca, magia di Quartuccio e si va, magia di Quartuccio, bravissimo, ed è ribaltamento, ancora da tre, sforza, cade Giorgi che si rialza, sinistro del campo, Quartuccio ad escludere Sanguinetti, Tommasini ad inseguire Magrini, Giorgi non la lascia ricevere, ora però arriva ed è uno contro uno di Infante che si gira sulla mano destra e sbaglia, Santa Rosa rimbalzo, Quartuccio a condurre il contropiede, Giacomelli finta il tiro, ribaltamento per Tommasini, fly by, difensore, bellissima azione, altro errore però Tommasini se controlla il ribalto e segna, coach Pansa dal 5 a Giacomelli a stimolare il suo ragazzo per la buona scelta offensiva anche se il tiro sbagliato. Quando si prendono tiri buoni comunque la percentuale di rimbalzo in attacco aumenta. Quartuccio prova a escludere Sanguinetti e ci riesce, bravissimo Renato, Olivier, Gasparin, Magrini inseguito da Tommasini, blocco, finisce sul cambio difensivo, Tommasini su Infante, Meschino si apre in punta da tre, tocca malapena il ferro, buona azione difensiva dei ragazzi di coach Pansa. Cadute continue sul parquet, tempi di pulizia che si allungano. Coach Pansa, diavolato, a dare direttiva ai suoi. Vediamo come attacchiamo la pressione. Magrini dalle spalle, ma Tommasini riceve abbastanza agevolmente. Pressione per rompere un po' il ritmo dei ragazzi di Pansa. Ai ragazzi di Pansa. Quartuccio consegnato il cambio difensivo, intentiamo il consegnato, scivola però Quartuccio, palla per Santa Rosa, arresto, tiro, in e out, rimbalzo di Gasparini, perché è un po' scivoloso quest'oggi al pallone piano, non capiamo perché, Gasparini ad attaccare ma si chiude la difesa, Cesiana, parte Tommasini che taglia la strada a Gasparini, palla in angolo per Quartuccio che la ridà a Santa Rosa che attacca, arresto Giacomelli, penetrazione corta, si lotta a rimbalzo e conquista un importante possesso. Ancora ad asciugare il parquet, straordinari per i pulisci campo quest'oggi. Rimessa dal fondo, Giacomelli riceve Renato, esce Tommasini che attacca, pick and roll, palla in angolo, si alza Giacomelli, non va, controlla il rimbalzo Gasparin che la consegna al suo playmaker subito dall'altra parte di Piacenza, ribaltamento di lato, Quartuccio contro Sanguinetti, buona difesa di Renato, tuffo di Santa Rosa, fa viaggiare Tommasini, si prende la tripla, non va, spinta ai danni di Giorgio Gasparin, ce lo dimentichiamo, bello l'attacco e arriva
Giacomelli sulla rotazione. Bene, benissimo in difesa. Adesso ci vuole un canestro, ragazzi. Tomasini attacca la riga di fondo. Santa Rosa arrivando per Martuccio, che attacca, alza la parabola e il tiro si spegne sul ferro ed entra. Time out Piacenza. Partita, 23 punti segnati da Piacenza che vanno a testimoniare la grande difesa dei Panza Boys quest'oggi. Coach Panza si allunga la difesa per rompere un po' il ritmo a Piacenza. Giacomelli, Gasparini, buona la prova di Olivier, soprattutto in fase difensiva quest'oggi. Cambio difensivo, Sanguinetti arriva al raddoppio, bello lo scarico, tiro sbagliato. Dimentichiamo di prendere il rimbalzo, lasciamo Sanguinetti, non paghiamo dazio, ma Magrini prende un altro rimbalzo, Gasparini attacca il recupero, Sanguinetti questo lo metterà, ovvio, al terzo tentativo e canestro, errore dei ragazzi di Panza. Giorgi per ribaltare. Gianluca! Giorgi! 1995, che personalità, ragazzi! Giorgi gasato, finisce sul blocco, sul cambio difensivo, e allora i Magrini a provare ad attaccare la riga di fondo, sportellate con Tommasini, Giorgi si addormenta, non va, e Infante spinge e vola via Santa Rosa. Occhiataccia di Infante a Santa Rosa, ma ragazzo si spinge a due mani e fallo. Più 9 e possesso Valsesia. Giacomelli a superare la pressione, consegna Tommasini, si apre Santa Rosa, palla dentro difficilissima, fortunatamente Gasparin la devia fuori. Liberare Quartuccio che riceve, Giorgi blocco per Tommasini, altro blocco di Giorgi, Simone attacca, bello lo scarico, Olivier casca nella trappola di Magrini e commette fallo di sfondamento per Giacomelli, si tratta del primo fallo. Fallo di Giacomelli, entra, anzi ritorna in campo Matteo Soragna dopo quasi 18 minuti, 19 di panchina, anche 20, facciamo 21, cifra tonda. La marcatura di Soragna è affidata a Santa Rosa. Sfida tutta esperienza dei due ex Serie A,
Sanguinetti che mette una tripla abbastanza importante per tenere a contatto i suoi. Santa Rosa non riesce a ricevere, Soragna mette pressione e commette fallo, secondo fallo di Soragna, secondo fallo di squadra per Piacenza nel terzo quarto. Occhiataccia di Soragna all'arbitro che lo incenerisce. Giacomelli non rischia, riceve Giorgi che la consegna nelle mani di Tommasini che attacca, scivola, altro fallo di Gasparini. Terzo fallo di squadra per Piacenza. Cambio difensivo tra Gasparini e Sanguinetti. Finisce Gasparini. Sorelato. Santa Rosa. E altro fallo. E si mantiene di bonus alla giunta. Terzo fallo di Soragna, è entrato un po' nervoso. Molto più difficile a volte per i giocatori di questo livello è abituarsi ai metri arbitrali differenti scendendo di categoria. Sicuramente noi non ci possiamo lamentare. Santa Rosa ancora contro Soragna, lo vuole attaccare, ma fa su tutti i consigli di Garol 4-5. Meschino tiro, Giacomelli a rimbalzo non riesce a controllare, allora riparte Piacenza. Fallo di Tommasini a tutta velocità contro Sanguinetti. Sanguinetti ha qualcosa da dire al povero. Di sudore asciugata, più 6 Valsesi a 3.40 alla fine del terzo quarto, 35-29, un punteggio così basso sono sicuramente importanti questi 6 punti. Vediamo questa azione. Gasparin attacca Tommasini che commette fallo per Simone, si tratta del secondo fallo. Secondo fallo di Tommasini. Mette il primo Gasparin. Il secondo, pressione tutto campo degli esterni di Piacenza. Adesso è un momento difficile per Valsesi Basket, vediamo come ne usciamo. I fermi, Giacomelli non sa cosa fare e allora è palla a Tommasini che andrà in uno contro uno. Buono l'arresto e tiro di Simone che va corto, però Santa Rosa la controlla con un tuffo. Altri 14 secondi per i ragazzi di Panza. Sale Giorgi a bloccare, palla in angolo, Giacomelli, bello la finta, non va. Altro possesso per Piacenza che ha sicuramente fatto salire di livello la sua difesa e allora è pronto a tornare in giunta. Giorgi non mette pressione a Magrini e allora va in uno contro uno. Bello lo scarico per Gasparini.
Gasparenka, nastro in fallo, meno 2. La partita dal risultato non faccio la storia del gioco. Gasparin per completare il gioco da 3 punti. Intanto è tornato Dario Zucca al posto di Gianluca Giorgi. Parziale di 8-0, torna Finn, esce Gasparin. Giacomelli consegnato a Santa Rossa, si ragna e sulle piste di Olivier adesso. Zucca vuole ribaltare ma non riesce, si ragna ad escludere il giocatore, ora Zucca la mette a terra, palla per Quartuccio, scivola Tommasini, Renato, penetrazione, buono lo scarico per Zucca che non va. Magrini a tutta velocità nei primi secondi dell'azione, deviazione di Valsesia. Piacenza con la rimessa per tornare in vantaggio in questa partita che l'ha vista avanti solo con il primo canestro. Tornato Paolin per Giacomelli, vediamo se in attacco saremo un po' più fluidi, un po' più prolifici. Santa Rossa intanto tiene bene Sanguinetti, ma c'è il mismatch di Renato Guarduccio sulle schiene. Sanguinetti nel resto è tiro da 2, meno 1 per Valsesia. Primo momento di vera difficoltà per i ragazzi di Pansa. Ribaltamento di Santa Rossa, difficile, esce Tommasini. Santa Rossa si alza da 3, non va. Quartuccio, magia! Bravissimo Renato, bravissimo Renato! Che cuore! Di 1! E meno male! Tommasini! Soragna che va in posto, gioco di prestigio di Soragna. Terzo fallo di Tommasini, esce, torna Giacomelli. Segna Soragna, più 2 Piacenza, 1 minuto alla fine del quarto. Santa Rossa attacca fino, arresto e tiro, non va. No! A Piacenza. Somaro e li paghiamo anche. Fin riceve la palla con Renato. Ultimi 40 secondi di questo terzo quarto, nel cambio difensivo a 3, finisce Zucca su Sanguinetti, Meschino contro Santa Rossa. Ma di chi? Ma di cazzo dice? Terzo fallo fischiato a Santa Rossa. Merda! Sono merda!
liberi regalati a Piacenza. Sbaglia il primo Meschino. Sbaglia anche il secondo. Attenzione al pallone piano, vediamo se riusciamo ad uscirne prima della fine del terzo quarto. Consegna Renato, e saranno due tiri liberi per Quartuccio. Dotti e Gatti. Esce Santa Rossa e Dotti è pronto a cambiare Quartuccio con questi 22 secondi. E anche il campionato regionale. Corto il primo. Secondo, meno due, esce Quartuccio, esce Zucca, cambi per preservare i falli, 22 secondi importantissimi. Tranquilletti, prodotti, appena rientrato, vediamo se riusciremo a evitare. Canestro, no, Graziati, Graziati. Secondo, alla fine del terzo quarto, rimessa per Piacenza. Non va l'Ave Maria di Carese, immaginiamo, no, di Finn, scusate. Ultimi 10 minuti, Matteo Soragna in campo in questo avvio di quarto gravato di tre infrazioni come Walter Santarossa, insieme a Cuccarese, Sanguinetti, Magrini e Meschino, Dotti confermato in avvio di quarto insieme a Gatti, Giovara, Giorgi e Paolin. Importantissimo questo avvio di quarto. Dai Mattia, reduce da un infortunio, Dotti appena rientrato, buona subito la sua difesa su Sanguinetti che però gioca il pick and roll, arresto il tiro dalla media, non va, ed è Giovara che prende il rimbalzo, fallo! Conduce la transizione, scarico per Giorgi, pagliaccio, sei un pagliaccio! Pagliacci, veramente. Sfondamento. Che schiaccia di Edoardo Giovara. Quarto fallo per lui. Di nuovo, fuori dal match. Questa è una assenza sicuramente importante per Valsesi. Ed è palla Magrini, blocco, cambio, finisce Giovara e Giorgi su Magrini che lo attacca, arriva Dotti. Passa!
Esce Cuccarese, ritorna Gasparin. 40 secondi per fare, 40 secondi. Vabbè. Situazione falli già subito pesante per Valsesia, 2-0. Magrini, seguito da Quartuccio. Cambio difensivo, però Gianluca non riesce a tenere. Dagli la secca almeno! Dagli la secca! Tre falli a zero, neanche un minuto giocato, bonus quasi raggiunto, situazione falli abbastanza problematica e due tiri liberi per Magrini. Diciamo che peggio non potevamo iniziare questo quarto quarto. Il primo Magrini, due su due, più quattro Piacenza, si apre Gatti. Stacca subito Paolino i primi secondi dell'azione ed è rimessa al fondo, fallo di Magrini. Si apre Paolino, da un po' di minuti che non stiamo più facendo canestro. Scarico in mano a Gasparin che va in mezza transizione, ha messo il tiro da due. Canestro, più 6 Piacenza. Scelta scellerata, ma canestro. Tutti diceva fatica, palla Paolin che attacca ma non trova spazio per Gianluca Giorgi che fa finta, arresto e tiro. Abbastanza in confusione la squadra di Coach Panza dopo tre quarti di altissimo livello. Bisogna tenere adesso. Giorgi non ha il passo, Totti lotta però alla grande e questo non viene fischiato. Falli, fischiali! Arriva Gatti a sparare la metà campo, calma, c'è tutto il tempo del mondo, ferma però il possesso è l'ora di Pierron. Paolin contro Soragna che lo attacca, finta. Ferma il contropiede portando però la squadra valsesiana in situazione di bonus. Tornano Santa Rosa e Quartuccio per Dotti e Giorgi. Tomasini pressione contro Gasparin. Qui dimenticato da Gatti, non vogliamo d'azio e fallo di Quartuccio su Soragna e due tiri liberi. No. 2 minuti e mezzo in fuori, 2 minuti e mezzo. Bonus raggiunto. Del primo Soragna, più 7 Piacenza. Due su due, time out chiamato da Panza.
Ecco Quartuccio, meno 8, superato la metà campo, esce Paolin con spazio, cambio difensivo, fallo di Meschino. Adesso ti sono le pagliacciate. Rimessa. Santa Rossa si apre per ricevere, consegnato per Paolin. 10! 10 secondi al tiro, attacca, scarico per Tommasini e Quartucci che combinano un pasticcio. Magrini in transizione per la giugulare, non va, e allora il rimbalzo di Quartuccio, sicuramente il migliore dei suoi in questa partita. Palla per Tommasini, la diamo dentro a Nicolò Gatti che attacca, mano destra, meno 6, meno 6. Meno 6, 6 minuti e 40. È importantissima questa azione. L'occhio, Soragna, non riceve, Quartuccio, cambio difensivo, finisce Paolino su Sanguinetti e lo attacca. Tiro in contratempo. Quattro secondi. Bene, meno 6, palla in mano. Paolin, scivola Tommasini sull'uscita, palla Gatti, c'è spazio, allora la dà Paolin che attacca. Carico per Gatti che si alza da 3, importante, non va, ed è rimbalzo ancora di Renato Quartuccio, grandissima partita la sua, non riesce a finire però Renato, un'azione importantissima, il canestro voleva come l'aria. Seguinetti, cambio difensivo, finisce Quartuccio su Soragna, mismatch, e subito vanno ad esplorare il giocatore di Piacenza. Bello lo scarico, Gasparin, arresta il tiro, non va, palla controllata da Tommasini. Dai ragazzi, andiamo. Dai, dai! Palla Santa Rossa, palla dentro Paolin. È stoppata di Magrini. Paolin, solo 2 punti per lui quest'oggi. 5:20 alla fine, meno 6. Siamo pronti a ricominciare. Incredibile, ci siamo dimenticati Sanguinetti, il cambio difensivo che non è arrivato, il canestro da 3 subito. Tommasini però attacca il post e segna, meno 5. Blocco totalmente irregolare di
Adesso Ragna, ribalto controllato da Meschino, palla Gasparin, Sanguinetti, Zoppo, cambio, Paolin tiene, secondo lo scadere dei 24, e palla, non controllato. Non controllata dai giocatori di Valsesia. Una fatica incredibile al rimbalzo. Ehi, metti bianca! Un attimo scherzerà, quello che scherzerà, non c'è niente. Rimessa per Piacenza, Locchi a liberare Soragna, Sanguinetti ancora ad attaccare, ma Renato Bartucci gliela ruba da dietro. Che partita per Renato quest'oggi, canestro! Meno 3 dei ragazzi di Coach Pans. Tommasini, 49 pari, 2 minuti e 58, vediamo chi avrà i nervi più saldi in questo finale. Quartuccio, il gladiatore, l'autore sicuramente della rivolta, non quanto punti ma quanto per presenza e spirito, insieme al suo gemello Paolin, che sbaglia l'appoggio da sotto dopo aver fatto uno slalom gigante fantastico.
Sanguinetti, arresto in tiro da due, bravissimo, più due, Piacenza, blocchi per Tommasini, si apre Santa Rossa, ancora, Tommasini scivola ma riesce, non so come, a darla a Walter Santa Rossa, che dà a Paulin, che segna, ed è pari 51, pari 51 ragazzi. Che non la vedrete in diretta questa partita, dalle emozioni veramente che si susseguono. Gasparin contro Paulin, che lo tiene ancora, salta, però ed è Passi, ed è Passi, esce Giacomelli, ricorda Nicolò Gatti. Pari 51, 1.40. Partita dal punteggio basso. Paulin a ricciolare, non c'è spazio. Gatti non si fa vedere, ma la vuole dentro. Ribaltamento per Quartuccio. Tommasini da tre. Non va. No! Ci sto prima, merda! Fallo, rimbalzo d'attacco di Gatti che concede due tiri liberi a, pensiamo a Meschino o a Magrini. Magrini, il primo, due su due, più due, 1:20, attacco fondamentale. E allora esce Tommasin, segnato, palla a Tommasin, Paulin, scusate, Quartuccio, ancora consegnato per Tommasin, marcato da Sanguinetti, lo attacca, gli scivola la palla a Paulin, gli scivola la palla a Paulin, ed è rimessa per Piacenza. Mettere in gioco Paulin a tutto campo su Magrini, palla per Gallo, passa, 50 secondi alla fine, blocco di Meschino, Santa Rossa contiene, Meschino non la riceve bene, si alza Magrini da tre, rimbalzo d'attacco sulla dormita colossale dei ragazzi di Panza, più 4 che sa tanto di game over, ma ancora lunga, 40 secondi, e noi ai miracoli ci crediamo. Rimessa in attacco, 40 secondi,
usciamo da questo time out. Capito bene cosa è successo, di cazzo! Ma pensiamo che sia palla a Piacenza. Si è fatto male intanto Sanguinetti, che esce. Ma gli applausi di uno sportivissimo, palla loro piana. Time out. Non abbiamo ancora capito alla ripresa della seduta se sarà rimessa per Piacenza o meno. Piacenza. Andiamo su tutto. Non riusciamo neanche a far fallo. Ma dove? Questi sì, cazzo. Sì, va bene con il fischio, però si vedeva che messo il primo. Possessi pieno di vantaggio, ora time out. Questo più 6 sa tanto di partita vinta per Piacenza. Siamo in Santa Rosa da 3. Non va. Thank you.
Sesia Basket, che sicuramente nonostante la sconfitta esce a testa altissima da questo scontro con una delle favorite alla promozione finale. Francamente non abbiamo nulla da recriminare ai nostri ragazzi. Di Paulin non va, finisce così. Mussoragna che sbaglia la tripla, Scatti dall'altra parte, vince Piacenza di 7, 51-58.